grazie anche da parte mia per essere stata invitata a questo convegno molto interessante, direi. E l'unica, diciamo, vorrei partire proprio da un'analisi del contesto in cui viviamo e in cui il sistema duale si sta inserendo in questo periodo. Il contesto normativo lo conosciamo bene, ci sono state tantissime norme, sono cambiate nel giro di poco tempo. E la regione Puglia, se vogliamo, ha una tradizione di apprendistato che viene confermata anche dai dati della Confartigianato. Se ben ricordate, già dal 2005 abbiamo approvato una legge sull'apprendistato. Certo, non era quella diciamo, che poi è stata modificata con il 167, perché si parlava soltanto di apprendistato professionalizzante, però una tradizione, voglio dire, c'era già stata una grande attenzione a questo tema. Poi la normativa è cambiata, con il 167 poi si era fatta una seconda legge regionale, poi con l'81 e con il decreto ministeriale del 2005, del 12 ottobre, insomma, sono ulteriormente cambiate le norme, quindi adesso c'è stato un attimo uno stop, se vogliamo, normativa regionale, se non altro perché per effettuare un'operazione di adeguamento della normativa regionale, che non avrebbe più senso, non avrebbe più valore dal momento che ormai, se vogliamo, la normativa nazionale ha soppiantato quella regionale, quindi diciamolo in maniera serena. Questo non significa che noi non crediamo in queste forme, perché continuiamo a diciamo ad applicarle e lo faremo. Adesso l'adeguamento è pronto, faremo delle linee guida in cui riprenderemo sicuramente in mano la situazione, soprattutto riferita non tanto all'apprendistato professionalizzante, perché quello comunque va avanti anche indipendentemente dalla legge regionale delle linee guida, ma soprattutto per far partire anche casi e situazioni di apprendistato di primo livello e anche quello di terzo livello. Non lo trascurerei, perché anche quello della ricerca e della alta formazione è sicuramente una, diciamo, una forma di apprendistato che va valorizzata. Questo per essere, diciamo, giusto per parlare un po' delle politiche regionali, perché mi pare che su questo io devo intervenire per capire come in qualche modo la regione si sta attrezzando per portare avanti anche il sistema duale nell'ambito del proprio territorio. Quindi il contesto normativo è bene detto, parliamo di quello economico. È fondamentale secondo noi, ed è sicuramente un lavoro che stiamo facendo, l'interazione fra i due mondi, il mondo, il sistema educativo, formativo e educativo, e il sistema imprenditoriale. Su questo stiamo lavorando molto bene, perché diciamo, molti sono i contesti in cui voglio dire, invitiamo, partecipiamo, convegni, invitiamo soprattutto le organizzazioni datoriali, cerchiamo di coinvolgere, li abbiamo coinvolti in una serie di nostre attività, partendo proprio anche dal repertorio delle figure professionali che abbiamo già approvato e voglio dire, è già operativo da diversi anni ormai, e cercando insieme al mondo imprenditoriale di diciamo di rappresentare i loro fabbisogni, il fabbisogno dell'impresa, perché poi pensiamo che nel momento in cui noi siamo a conoscenza di quali sono le loro esigenze, le esigenze del mondo produttivo, possiamo trasformare i contenuti di queste esigenze proprio in percorsi di apprendimento, percorsi di conoscenze, percorsi di saperi. Mi ha fatto molto piacere sentire dal ministro Fedeli che non dobbiamo parlare soltanto di formazione come competenze, come acquisizione di competenze, ma è anche l'acquisizione di conoscenze, quindi il sapere e il saper fare devono essere due realtà, due contesti che devono muoversi parallelamente, perché non è giustamente, come è stato rilevato, mai bisogna pensare che il mondo della formazione sia subalterno o comunque di serie B rispetto al mondo dell'istruzione. Il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di portarli in maniera diciamo congiunta ad ottenere, diciamo, a raggiungere gli stessi livelli. Quindi dicevo, il contesto, l'interazione fra il mondo è quello che in questo momento noi stiamo lavorando moltissimo, e vi anticipo che a parte diciamo, l'inserimento nel nostro repertorio di figure professionali più rispondenti, facciamo dei tavoli, cioè noi non ce ne inventiamo le figure professionali, ne abbiamo inserite 24 recentemente, ma proprio che sono nate dal confronto con il mondo imprenditoriale, quindi dei vari settori strategici, e questo per rispondere appunto a chi appunto dice cerchiamo di interagire con il territorio. Lo facciamo in questo modo, e cerchiamo appunto di riportare anche la formazione
formazione e anche i percorsi triennali di FP verso quei settori strategici che in qualche modo rappresentano poi il, come dire, la base di partenza per poter poi essere inseriti nel mondo imprenditoriale. Devo spendere una parola, diciamo, positiva. Indipendentemente dal sistema duale, io dico che a monte i percorsi di FP avevano già, hanno già insito, diciamo, nei loro programmi l'alternanza presso le imprese, quindi per noi non è una novità. Io credo che nel mondo della formazione, anche se oggi è stato dato più maggiore valore, maggiore peso, però già era insito nei percorsi, perché noi prevediamo nei moduli formativi già percorsi di alternanza presso le imprese, quindi per noi non è una novità. Magari la novità è stata più per la scuola, no? La 107 ha introdotto l'obbligo anche nelle scuole, quindi partiamo già da un presupposto, che da un contesto che era già, se vogliamo, agevolato rispetto al mondo dell'istruzione. Oggi con il sistema duale questa, diciamo, l'acquisizione di una, diciamo, di questo elemento è maggiore, cioè è stato dato con maggiore forza, quindi questo a noi può soltanto far piacere, perché è chiaro che prevedere anche nei percorsi di IFP percorsi di alternanza, stage o impresa simulata o insomma apprendistato sicuramente dà un valore aggiunto rispetto a quello che già c'era. Per quanto riguarda la regione, e quindi lavorare su questo, lavorare, interagire i mondi e soprattutto ovviamente noi abbiamo, e poi c'è un problema, un contesto invece più importante, che è quello che ha appunto citato Prezzatore, che è quello, il contesto finanziario, cioè cerchiamo di rendere stabili queste risorse, perché noi quest'anno abbiamo utilizzato i fondi ministeriali. E la scelta fatta da noi è stata quella di, abbiamo privilegiato il quarto anno, quindi per conseguire un diploma, quindi abbiamo dato questo valore aggiunto ulteriore ai percorsi, no, che prevedono semplicemente il rilascio e la qualifica, abbiamo anche inserito. Per noi è stata la prima volta e a livello sperimentale, non l'abbiamo ancora applicato semplicemente perché la graduatoria è stata fatta a giugno di quest'anno, quindi abbiamo pensato, ipotizzato, insomma, di farlo partire anche con il nuovo anno scolastico. Quindi partiranno adesso, stanno già partendo. Cos'Anna forse ci potrà dire che sono già avviati alcuni corsi oppure stanno per partire. Quindi questo è l'utilizzo delle risorse, che tra l'altro abbiamo anche utilizzato le due annualità, diciamo, che ci ha assegnato il Ministero, e abbiamo in realtà accontentato un po' tutti quelli che avevano partecipato al nostro bando, quindi abbiamo unito le due annualità e così nessuno è rimasto fuori. Ovviamente il discorso di dare stabilità alle, diciamo, bisogna fare in modo, e questo in qualche modo ci viene detto anche dal livello centrale, che probabilmente si dovrà dare, diciamo, continuità, perché è chiaro che la continuità delle risorse è quello che ci garantisce poi la continuità anche dell'attività formativa. In questo magari devo anche porre e riconoscere un limite della regione, che non ha stanziato risorse proprie, non sta stanziando risorse proprie, un po' perché, diciamo, i nostri bilanci regionali sono dirottati verso altre esigenze, e un po' anche perché, essendo comunque ancora una regione dell'obiettivo 1, riusciamo a finanziare tali percorsi di formazione anche con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Quindi finché siamo coperti noi sicuramente, ma il nostro, diciamo, obiettivo, e l'assessore nostro che è andato via ha sicuramente consapevolezza di questo, è sicuramente quello di riuscire anche negli anni, prima ancora che scadano i finanziamenti europei, quello di riuscire anche a inserire nel bilancio autonomo delle risorse, quindi che servono proprio, che siano finalizzate sia a continuare i percorsi di FP e sia anche a valorizzare le forme del, appunto, del sistema duale. Io voglio soltanto dirvi che nel nostro lavoro di interazione con il mondo produttivo, perché questa è, secondo noi è basilare, stiamo organizzando una serie di incontri, si chiamano incontro corrente, li abbiamo chiamati così, definiti in questa maniera. Si tratta appunto degli incontri informativi che faremo da ottobre in poi, anche forse prima, forse anche dalla fine di settembre. Cercheremo di girare in tutta la Puglia, nelle nostre sedi provinciali,
sociali, cercheremo di raccogliere appunto buone esperienze, suggerimenti e soprattutto cercheremo di cogliere le esigenze del mondo imprenditoriale, proprio perché noi possiamo programmare le nostre attività e la nostra azione formativa. Sarete tutti invitati, sia gli enti di formazione, sia le università, sia le istituzioni scolastiche, sia gli imprenditori, sia le organizzazioni datoriali. In questo confronto, in questo scambio di idee, cercheremo di parlare un linguaggio comune. Ovviamente tutto questo sarà finalizzato alla migliore riuscita delle nostre attività, delle nostre azioni, e soprattutto per fare una programmazione che possa essere finalizzata alla cosa più importante che oggi serve ai giovani, e che è appunto un lavoro. La nostra, diciamo, il nostro obiettivo prioritario oggi deve essere questo, quindi la formazione verso l'occupazione sicuramente consentirà anche alla Regione Puglia di superare il gap che continua ancora ad esserci con le regioni del nord, e soprattutto questa, e le politiche regionali sono in questa, stanno andando in questa direzione. Mi fermo qui, così evito di deviarmi.